Formazione chitarra pianoforte è abbastanza una formazione classica, anche se non la più nota del jazz. È uno dei tra gli esponenti più famosi di questa formazione sono Jim Hall e Bill Evans, che hanno fatto due album celeberrimi. Quindi vi siete ispirati a alcuni modelli preesistenti nella letteratura di questa formazione o avete, diciamo, esplorato nuove idee senza legarvi più di tanto? Sicuramente diciamo, il duo Bill Evans Jim Hall è forse l'esempio più sostanzioso, più autorevole di questo tipo di formazione. Poi ci sono state altre, ultimamente Benny Green, Russell Malone. Comunque, cioè, piano e chitarra sono strumenti che normalmente vengono considerati abbastanza antitetici, no? Perché entrambi sono strumenti armonici, quindi insomma, potrebbero pestarsi i piedi. In realtà il jazz è pieno di collaborazioni piano e chitarra, dove ci sono dentro musicisti che si ascoltano, quindi musicisti con basta ascoltarsi, no? E credo che Bill Evans e Jim Hall rappresentino effettivamente questo tipo di approccio, no? Il fatto di non rinunciare alle proprie personalità, però affrontare tutto con una estrema umiltà e ascoltarsi, suggerirsi delle cose, cioè proprio è un quadretto veramente delizioso questa cosa. E ci siamo ispirati sicuramente a questo, poi entrambi credo, non dire una, però Luigi e io proveniamo un po' anche dallo stesso tipo di radici, l'amore per il jazz, anche arcaico, no? Queste cose, questo grande albero che affonda queste radici immense, no? nella terra, e quindi credo che da lì il passo sia quello di, abbiamo nelle nostre orecchie un sacco di letteratura piano chitarra, ma anche piano bassa chitarra, tutti questi tri, Oscar Peterson, Wynton Kelly, Ahmad Jamal, il primo trio di Errol Garner addirittura c'era, come si dice, c'era piano bassa chitarra, quindi, e non c'era problema, io sono cresciuto ascoltando pianoforte e chitarra interagire insieme, per cui è una questione di veramente di stare un attimo un pochino più attento, no? Magari quando non c'è un altro strumento armonico, poi accompagni solista, ti prendi delle libertà, cioè, qui ti prendi le tue libertà però con un orecchio, presta attenzione a quello che potrebbe fare lui, è una questione secondo me proprio di come dovrebbe essere, diciamo, il jazz, cioè i musicisti che suonino al servizio della musica, non al servizio di loro stessi, di far vedere quanto sono capaci, quanto sono bravi. E Bill Evans, che dire, non era secondo a nessuno, e Jim Hall, che non era secondo a nessuno, non hanno bisogno di dimostrare quanto chi fossero, perché lo erano, e quindi per suonare insieme per loro è stata una cosa semplicissima, e quindi noi ci siamo sicuramente ispirati a questo tipo di modello, poi filtrata attraverso le nostre esperienze, la musica che ci piace, altri tipi di pezzi, però questa è un po' l'origine di questa idea, nata in conservatorio qui a Torino. Ok, benissimo. Possiamo fare? Fai il montaggio, sì. Telefonino. No, cellulare acceso, non vorrei che mi prego. Va bene, scusi, no, sto facendo un'intervista. Una volta Enrico Rava che suona il telefono, si spegne di suonare e fa. No, scusa, sto facendo un concerto. Se puoi chiamarti, tieni. E so che mi va a parlare, no? Ok. Non so nel repertorio del concerto. Ne facciamo una per uno, quindi magari tu puoi fare la. Faccio la seconda domanda. Va bene? La seconda risponde lui sempre. Allora faccio la terza, ci cioè così so. Sì, era per alternare, va bene. Bilanciare, se no. Sì. Vabbè, no, pensavo. Va bene. Se no, aspetta. Va bene. No, figurati, per me. Essenzialmente il disco, a parte i due brani originali, esplora questo Great American Songbook, no? Un'operazione abbastanza ben riuscita, direi. C'è un'idea poi magari di ripetere lo stesso modello, quindi il duo chitarra pianoforte con altri tipi di repertori? Adesso io direi che più riusciamo a far vivere questa novità, e meglio è. Per il momento cerchiamo di portare avanti questa cosa che è appena uscita, diciamo, nata, e poi
futuro si può anche pensare di fare qualcosa, magari per quanto mi riguarda, ma magari credo anche Bernardo, potrebbe essere qualcosa di monografico su qualche compositore, anche non necessariamente jazzistico, con opportuni arrangiamenti sempre per la nostra sonorità. Un'altra cosa potrebbe essere l'allargamento dell'organico con un contrabbassista. Infatti adesso abbiamo un concerto quest'estate con Aresta Volazzi. Quindi diciamo che... Però adesso cerchiamo di portare avanti questa cosa adesso. Ok. E dicevo prima, il repertorio è appunto composto tutti di brani non originali a parte due. Come li avete scelti? In particolare c'è una suite di Gershwin, se non vado errato, che apre. Sì, che è stata proposta da Luigi, arrangiata da Luigi. Ma sai, come dicevo prima, cioè il jazz è sostanzialmente democrazia, e quindi cioè, gli assolutismi funzionano poco, a meno che tu non abbia una big band. Dicevano che raccontavano le storie che Duke Ellington, nonostante fosse una persona di estrema gentilezza e estremi modi molto cortesi, fosse comunque un dittatore, no? Cioè le cose si fanno così o no, nel senso, quando sei in due è anche, insomma, però è importante appunto avere, che ci sia tanto rispetto e che entrambi siano, le persone siano pronte ad ascoltare almeno le proposte. Quindi Luigi ha proposto questa cosa qua, Gershwin è uno dei miei compositori preferiti, è nata questa cosa qua. Poi ho proposto un altro paio di brani, tra cui questo blues proprio di Duke Ellington, che è un blues abbastanza inusuale, perché mantenendo la stessa struttura delle 12 misure, però parte dal secondo grado invece che dal primo grado, questo per gli aficionados, però insomma, ha una struttura armonica leggermente differente, però sempre legata alla sonorità blu, e lui già ha accettato. E... Sì, poi anche, visto che abbiamo entrambi scritto dei brani per il nostro film, sì, abbiamo inserito questi due originali che suoniamo comunque abitualmente, e quindi li abbiamo riproposti in un disco, un brano dedicato a mio figlio che ho scritto io e il brano che è dedicato a suo figlio che ha scritto Dario. I nostri pupi che hanno un po' di anni di differenza, il mio ne ha quasi tre. Il mio ormai ne ha 16. Però insomma, alla fine l'amore rimane. Riguardo alla suite di Gershwin, questa cosa sono veramente felice di averla realizzata sul disco, perché era un'idea che avevo già sperimentato. In genere quando ci sono proprio degli arrangiamenti o dei brani originali cerco di farli vivere magari prima dal vivo, prima che subito a registrarli. Ci sono due filosofie, ci sono quelli che registrano un disco e poi fanno tanti concerti, o pochi. Invece io ho sempre cercato di suonare dal vivo delle idee, in modo che uno le lima. Questa cosa della suite ce l'avevo già nel cassetto da diverso tempo, l'avevo già sperimentato anche in altre formazioni, il duo con la tromba, il duo con il contrabbasso. Poi c'è stata questa occasione notevole di poter fare un lavoro in duo con pianoforte con Dado, e quindi grazie a lui e grazie a questo disco l'ho finalmente realizzata con gli opportuni arrangiamenti che abbiamo fatto. Ecco, l'ultima domanda è sugli arrangiamenti. Immaginando di rivolgervi a una persona che non conosca la musica, come si lavora gli arrangiamenti di un duo chitarra pianoforte, che sono due strumenti armonici, non come si lavora in generale, come avete lavorato voi? Ma dico qualcosa io, poi magari vediamo se sei d'accordo. Ma sono situazioni, diciamo, soprattutto estemporanee, basate su quello che ha già chiarito bene Dario e ha affermato nella prima risposta, quindi cosa di ascoltarci. Poi ci sono delle cose che sono musicalmente, io le sento quasi spontanee, doverose, ma in modo spontaneo, che è quello di magari creare dei bilanciamenti negli spazi, cioè essendo due strumenti armonici, magari lui in questo duo
può fare delle cose che in un altro duo non fa o che non potrebbe, o che potrebbe avere un altro risultato, tipo suonare solo con una mano oppure fare una bella linea di bassi perché non c'è il bassista. Io stesso magari faccio, non so, a volte la linea di basso, il disco divento un frammento, alcuni frammenti, vado in quattro. Ci quindi ci scambiamo un po' dei ruoli anche creando degli spazi, quindi per la gestione proprio di due strumenti, lui anche va in quattro con il pianoforte, magari faccio il solo, quindi è una questione di fare queste cose che danno un bilanciamento dove non si suona appunto ognuno sempre a modo suo. E quindi credo che sia per me che anche per il pianoforte puoi fare delle cose con un'espressività che proprio tipica di questo duo, due strumenti armonici, un po' come suonare anche, fare un progetto, un concerto con due chitarre, non è come suonare con una chitarra e una cantante, perché appunto sono due strumenti armonici. Quindi il lavoro che faccio io nel suo duo magari non lo faccio in altre situazioni musicali, e questa secondo me è la forza e la caratteristica di questo duo atipico, dove magari appunto andare in quattro col basso solo con lui, e magari lui fare due notine solo con la destra si presta di più in un duo con la chitarra che non magari con la tromba. Ma poi per quanto riguarda tipo l'approccio all'arrangiamento, per quanto mi riguarda, ci sono ci sta abbastanza istintivo, no? Perché mi piace essere libero da qualsiasi tipo di condizionamento, no? Poco vincolo, non lo so. Però secondo me quello che abbiamo fatto, ad esempio, abbiamo anche suonato dei pezzi senza dirci niente, no? Diciamo, abbiamo scelto il brano da suonare, cioè facciamo Fancallero di Bill Evans, e partiamo e suoniamolo. Poi magari mentre lo suoniamo ci rendiamo conto che in quel punto lì, ok, dobbiamo prestare un pochino più attenzione perché quel punto armonicamente presenta varie opzioni. Allora magari lui fa la nona bemolle, io faccio la nona diesis, e quindi vengono o nona naturale. Allora ci sono dei, a mano che il brano si suona, vengono individuati dei punti, diciamo, un po' più grigi, no? Però è proprio, almeno in questo tipo di progetto, in maniera molto naturale. Sì, anche la decisione di fare dei contrappunti, si prendono magari delle idee di arrangiamento, tipo, invece di fare subito il tema, improvvisiamo in contrappunto, ed è una cosa che dà freschezza quando arriva il tema. Comunque sicuramente bisogna avere una certa competenza sull'interpretazione della sigla di base, perché se dici nona diesis, nona bemolle va bene, ma difficilmente uno dei due mette la nona maggiore in un'armonia, esatto, in cui sai già che non è l'opzione che entrambi sceglieremo, per questo per i nostri allievi. E puoi usare l'orecchio, esatto, lui ha un orecchio bello radaroso, che il mio non se la cava male, e quindi li usiamo tantissimo anche queste cose, non è, sulla carta è una, sì, una mappa, giusto? Sì, un canovaccio di massimo. Sì, poi comunque. Va bene, io vi ringrazio. Grazie. Ci vediamo dopo, un buon concerto. Bene.